Buona giornata e bentrovati per la prima edizione del telegiornale. Torna la paura per il personale del pronto soccorso delle Tatarelle di Cirignola nel Foggiano, dove una dottoressa ed un'infermiera sono stati aggrediti dai familiari di una paziente 92enne che, dopo essere stata ricoverata 9 giorni in ospedale e poi dimessa, è dovuta tornare al pronto soccorso. La dottoressa, che conosceva il quadro clinico della signora, ha deciso di non farla ricoverare. A quel punto i familiari l'hanno minacciata insieme all'infermiere. Il pronto intervento delle forze di sicurezza ha evitato una situazione ben peggiore. È inaccettabile, ha detto il direttore generale dell'ASL Poggia Biazzolla, che il personale sanitario chiamato a svolgere questa delicata funzione debba temere per la propria incolumità. Chiederò nuovamente al prefetto di mettere in evidenza un posto di polizia e al personale lo rasserena, in quanto stiamo facendo tutto il possibile per scongiurare il ripetersi di tali aggressioni. Il presidente della Repubblica Francese Macron è stato contestato dagli studenti dell'Università La Sorbonne di Parigi, all'esterno della stessa, dopo che aveva tenuto un incontro sul tema dell'integrazione europea. Non cederò nulla a chi promette odio e divisione, ha detto. La sicurezza è la prima delle condizioni per vivere insieme in Europa. E tra l'altro, il presidente francese ha proposto una forza di intervento militare comune in Europa, insieme ad Italia e Germania. Bisogna avere anche una rigorosa gestione dei confini, ma è convinto che serve anche un ampio programma di integrazione e protezione dei rifugiati. È stata sgominata dai carabinieri della provincia di Foggia e non solo una organizzazione di romeni e magrebini dediti al traffico dell'immigrazione clandestina. Nell'ordinanza figurano anche oltre persone al momento irreperibili. La inchiesta, che è partita da Lanciano, è stata messa in firma dal GIP del Tribunale con le accuse di sfruttamento dell'immigrazione. Tra l'altro, i carabinieri del nucleo operativo di Lanciano, da cui è partita l'operazione, hanno ricostruito il modus operandi della banda ed i relativi profitti. In chiusura alla Champions League, ieri sera il Napoli, con una partita sontuosa, ha battuto il Feyenoord per 3-1 e conquista i primi 3 punti della prestigiosa competizione europea. Gli azzurri di Sarri, che hanno dedicato la vittoria al loro sfortunato compagno di squadra Milik, che proprio nella giornata di ieri ha effettuato un'operazione chirurgica i cui tempi di recupero sono previsti per 4 mesi, sono passati in vantaggio al 7° minuto del primo tempo con Insigne, il raddoppio di Ghoulam nella ripresa e il tris ad opera di Mertens. Solo nel finale il Feyenoord serve il gol della bandiera. Per quanto riguarda l'altra squadra impegnata, la Juventus, questa sera alle 20:45. È tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Notizie e approfondimenti stasera alle 19. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.